Premio è interessante perché ricorda Giancarlo quando era vivo, cioè con la sua nascita, con la sua morte. Quindi è un segnale nuovo che noi vogliamo dare per ricordare Giancarlo in un giorno di festa, che era festa per lui. Lo ricordiamo in un posto simbolico, un posto dove, diciamo, la legalità ha vinto, in un posto dove facciamo un premio con giovani, con ragazzi, e dove si parla di scuola. E quindi l'altro elemento decisivo è che bisogna che tutti comprendano che è la scuola il momento e il salto del riscatto. Oggi comincia una settimana appunto dedicata a Giancarlo Siani, che credo che sia ogni anno, sono sempre giornate importanti, e poi si lavora tutto l'anno nelle scuole, nelle redazioni, nel nome di Giancarlo. È importante che però, come dire, che questa settimana sia sempre più corposa, ed è stato anche importante oggi avere organizzato l'iniziativa all'interno di questo bene confiscato, un luogo simbolo importantissimo per la lotta alla camorra. Usare un linguaggio della contemporaneità, che può essere la foto, può essere il video, e soprattutto legarlo alla creatività. Di persone come Giancarlo, uccise per la libertà di informazione, sono presenti in tutte le parti del mondo, e sono presenti soprattutto in quelle persone che ogni giorno operano attraverso la creatività, attraverso l'immaginazione, attraverso la cultura. Con il Siani Reportage Prize, e questo è l'elemento portante. Io immagino che questa manifestazione, la prima per l'organizzazione del Siani Prize, sia il testimone ideale che noi passiamo alle nuove generazioni, in quella che può essere un percorso che parte dalla cultura, passa attraverso la creatività e arriva all'allontanamento della malavita, della camorra e del malaffare.